Come facciamo? Guarda a sinistra, a destra? Allora, io vorrei sentire la Crocco che racconti in 4 minuti come ha accompagnato questo lavoro che ti ha vista in prima fila per quanto concerne gli impegni mantenuti del tavolo di monitoraggio. Quindi, mentre ti dirigi qui e prendi il microfono, io non riesco a non prendermi la confidenza e non voglio risultare licenzioso. Il più grande problema che io ho come Presidente della Giunta regionale, per la visione che ho io della Regione, è che in questo momento l'Abruzzo, che ha una grande tradizione di urbanistica e continua a interloquire intellettualmente con Caputi, perché per me rappresenta il decano, oggi non ha una figura all'altezza delle performance del passato come autorizzatore urbanistico. Sei d'accordo che è così? Una figura, per esempio, permettetemi, e gli voglio riconoscere anche merito, e non appaia strano questo. L'Abruzzo aveva una punta elevatissima sul piano dell'urbanistica, secondo me capace anche di parlare ad un congresso nazionale delle esperienze urbanistiche regionali, capace di trovare la soluzione, di assumersi responsabilità, di non fare il ventisettista, e questa figura si chiama Sorgi. Dove sta? L'avevo visto prima. Oggi l'Abruzzo non ce l'ha questa figura, proprio dicendola, noi abbiamo una competenza riassorbita in capo ad una figura, ma non con la sperimentata capacità che lui ha messo in campo. Una comunità di lavoro a questo livello deve dispiegare anche la logica del sostituto. Quel termine costumatezza, e poi faccio parlare la dottoressa Crocco, non è casuale. Come si è accorto il mio avvocato iperpenalista Milia, io quando uso i termini non sono mai casuali. Quando sono arrivato in regione, in quei giorni diciamo molto caldi, anche turbolenti, caldi per la calura esterna, parlai con l'adulto direttore dell'agricoltura, del quale conosco il fratello che è un sacerdote anche di prima fila, e mi disse lui, ma con un atteggiamento positivo, sano, io sono insostituibile. Me lo disse come questa parola può essere usata in termini rispettosi, sono insostituibile. L'organizzazione è il contrario della personalizzazione. Non ci può essere uno che è insostituibile. Vi cito il più volte citato imprenditore mio amico Walter Tosto. Quando lui il sabato si mette la giacca gessata, si fa i capelli, fa il pieno alla macchina, si prende il Campari a Piazza Lotto e dà la mancia a tutti quelli che incontra e gli fanno servizi, mi dice la cosa che più mi fa contento è che se mi assente per 3 mesi non succede nulla. Cioè dalla fabbrica, lui adesso ha circa 80 anni, continua a vedere il suo protagonismo che non c'è più, e lui mi dice, e lo capisce lui che è alla seconda elementare, cioè lui è arrivato a capire che la sua è un'azienda organizzata perché è depersonalizzata. Il signore gentiluomo che io ho incontrato in quei giorni mi disse, guarda, sto in un equilibrio incredibile, si sentiva Sansone che reggeva tutti i fili, e probabilmente era così, tutto convergeva sull'ape regina che firmava lui tutti quegli atti così impegnativi, però è il contrario dell'organizzazione. Sei d'accordo che così? Maria Crocco non a caso ha dimostrato che c'è organizzazione nel suo dipartimento. Buonasera a tutti. Cercava bene qua. Ma per isso fare la spiritosa. No, no. Chiedere nulla. Allora, la vecchia dire. Innanzitutto io ho un sogno. Avevo un sogno adesso. Avevo un sogno, adesso non sono più nelle condizioni di poterlo realizzare. Ma invece che lo sei. Non penso che la mia posizione attuale non lo posso realizzare. Comunque il mio sogno è quello, era quello, non di uscire dal commissariamento, come sembra che sia l'obiettivo da raggiungere. Il mio sogno era un altro. Il mio sogno è uscire proprio dalla gestione del piano di rientro. Cioè, io ritengo che la regione Abruzzo non sia più nelle condizioni di essere una regione in piano di rientro.
La regione Abruzzo è una regione che ha risanato i suoi conti dal punto di vista sanitario, è una regione che ha migliorato notevolmente l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Proprio l'altro giorno su Quotidiano Sanità leggevo un articolo, non mi ricordo di chi, che è stata fatta un'indagine e si è verificato che in tutte le regioni in piano di rientro praticamente con il risanare dei compiti, della situazione finanziaria, sono peggiorati l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Nella regione Abruzzo è successo l'opposto, cioè io nel 2009, quando mi sono insediata come direttore della Direzione Politica della Salute, avevamo un punteggio LEA pari a 119 e un disavanzo che è intorno agli 800 milioni. Nel 2013, nel 2012 abbiamo raggiunto, diciamo, il primo avanzo di gestione, di amministrazione, perché quelli del 2010 poi sono serviti per ripianare disavanzi pregressi. Quindi nel 2012 abbiamo avuto il primo, diciamo, la prima certificazione di avanzo di gestione, tant'è che ci hanno consentito il famoso novembre 2012, ti ricordi Filomena, no? Tu stavi con noi, abbiamo avuto l'autorizzazione del tavolo di diminuire le tasse per la prima volta e nello stesso tempo, ripeto, in questi anni da un punteggio LEA di 119 siamo arrivati nel 2013 a 152, quindi, cioè, con migliorare i conti contemporaneamente sono migliorati anche l'erogazione delle assistenze. Senza il profilo stringente del tavolo di monitoraggio sarebbe stato più facile, meno semplice, più complesso raggiungere quei risultati? Molto più difficile, molto più difficile, perché ci ha imposto un ritmo di lavoro veramente frenetico. Nello stesso tempo, per quanto mi riguarda a me personalmente, oltre, diciamo, a sentire profondamente il senso del dovere di fare quello che bisognava fare, si è instillato anche un senso di, non dico di orgoglio, ma quasi di, diciamo, di essere rispettata per la qualità del lavoro che eravamo in grado di fare, cioè non era solo fare l'adempimento perché lo dovevamo fare, ma anche dimostrare che la regione Abruzzo non era più una regione canaglia come veniva definita. Una grossa soddisfazione che ho avuto quando finalmente sono riuscita ad attivare tutti i 72 posti di hospice per malati terminali, per le cure palliative. Quando, insomma, mi sono insediata non c'era neanche un posto di hospice e per tutti i tavoli di monitoraggio mi sentivo dire ogni volta dalla dottoressa Lisp: non avete attivato gli hospice. No. Ricordo ancora il 10 ottobre del 2012, giorno di San Getteo, io a casa che mi elaboravo le linee guida per gli hospice. Cioè sono tutte soddisfazioni che non, cioè, che ti ripagano del lavoro che uno ha fatto. Oggi come oggi ritengo che ormai possiamo cominciare a lavorare più sulla qualità in maniera sanitaria. Io ho dovuto lavorare più sulla quantità, cioè fare un po' il lavoro più grossolano, perché adesso penso che il futuro, senz'altro l'assessore Borucci porterà avanti questo, perché ci sentiamo giornalmente, quindi anche lui è d'accordo di ormai cominciare a pensare alla qualità, non più alla quantità. Grazie. Allora, ho visto muoversi una volontà di interloquire. Allora, ho notato il dottor Dirino. Mi sembrava di aver fatto movimenti particolari. No, buongiorno a tutti. Non volevo rubare due minuti, ma per dire un paio di cose, non di più, però per me importanti. Intanto che credo che quest'anno si sia fatto e appena concluso un lavoro importante sugli obiettivi. Secondo me sono molto migliori di quelli dell'anno scorso, in effetti. Ed è un lavoro che ha coinvolto tutti i direttori di dipartimento, la direttrice, insomma, l'OIV, che ci ha portato a definire degli obiettivi che sono decisamente più sfidanti, ma soprattutto che hanno indicatori di risultato e target chiari. Perché quel che ho trovato venendo qui, di
diverso rispetto alle precedenti esperienze dirigenziali in enti locali, che quindi avevano una logica più da piano esecutivo di gestione, che in effetti qui mi sono sembrati molto più indefiniti, con qualche obiettivo che aveva come target due riunioni, come tu citavi all'inizio. Ecco, questo adesso non c'è. Molto spesso c'è un valore numerico, c'è un'unità di misura chiara, e già mi sembra una grande cosa. Naturalmente è un lavoro che non deve essere burocratico, non va visto come una rottura di scatole, come un adempimento tipo quelli dell'anticorruzione o della trasparenza, ma in realtà è molto importante, perché la pianificazione strategica in una macchina amministrativa così complessa è assolutamente indispensabile. L'altra cosa che voglio dire è che però nel lavorare sugli obiettivi io ho incontrato anche qualche difficoltà, perché si era abituati, almeno con i collaboratori, con le persone con cui ho a che fare quotidianamente, a ritenere, lo si ritiene anche oggi, il cambio di mentalità è complicato, lo sai, questo primo anno forse serve molto anche a questo, a ritenere per esempio l'avanzamento della spesa sui fondi strutturali un obiettivo. Secondo me è un obiettivo davvero poco nobile, perché dovrebbe essere una conseguenza dell'attività. Noi in realtà dovremmo dire cosa ci facciamo con i fondi strutturali, quali policy vogliamo conseguire, quali risultati, a che servono. Ma in realtà poi l'avanzamento della spesa, il fatto di non restituire fondi all'Europa, di impiegarli, è una conseguenza. Non può essere l'unico obiettivo, non può essere quello elevato di obiettivo. Mentre invece, e capisco anche che è un obiettivo anche molto politico quello di fine anno del 31 dicembre, una sorta di spada di Damocle che incombe su tutti noi, però dovremmo arrivare, Presidente, nei prossimi anni a ragionare su un livello diverso, non a preoccuparci del fatto se la spesa avanza oppure no, per evitare disimpegni. La seconda cosa è che però per conseguire questo, perché le due cose sono collegate, volevo dire davanti agli altri, che noi abbiamo bisogno di non far più quello che una volta tu hai definito la cartolarizzazione delle competenze. Qua c'è stato, cioè noi siamo molto spesso costretti a ricorrere all'assistenza tecnica, che molto spesso fa attività ordinaria, lo dico in modo spudorato, non dovrebbe assolutamente, eppure la fa. So per certo che in alcuni casi hanno anche realizzato, scritto delle relazioni di fine esercizio che competerebbero ai dipendenti interni. Ed è assurdo. L'assistenza tecnica deve fare il suo mestiere. Però perché succede questo? Perché non abbiamo una distribuzione giusta dei dipendenti, delle risorse umane, che non sono poche, ma in realtà sono insufficienti in molti settori. Quindi io l'appello che faccio a te, alla Giunta, di individuare priorità strategiche, cioè se l'attuazione dei fondi è una priorità, perché tra l'altro l'hai detto, sono anche tra le poche risorse finanziarie che abbiamo, puntiamo con decisione su 5-10 obiettivi importanti e regoliamo, utilizziamo le risorse umane per questo scopo. Non è detto che tutte le attività che facciamo sono importanti, magari forse il nemico più importante che abbiamo qui dentro è la parola, la frase "si è sempre fatto così". Forse è il caso di pensarci un attimo. Allora, prego. Stavo guardando a sinistra. Ma io devo dire che da direttore di un dipartimento politiche dello sviluppo rurale penso che non sarà uno scandalo per nessuno se farò un ragionamento di terra a terra. È il minimo che possa fare. E quindi, tanto per fare ragionamenti terra a terra, io partirei dall'articolo 97 della Costituzione, che dice che i pubblici funzionari sono al servizio esclusivo della nazione. Questo è una cosa che nella mia ormai lunga vita professionale mi ha colpito fin da quando facevo lo studente all'università. Poi ho avuto la fortuna di avere funzionario, poi il dirigente, tante volte il direttore, e mi sono sempre chiesto che cosa potessi fare per integrare questo precetto. La risposta che mi do tuttora è che, così, per banale che sia, metto all'attenzione di tutti.
tutti, e che il modo migliore per assolvere a questo comando è che un dirigente o un funzionario è lì per risolvere conflitti. Questo è l'obiettivo di un dirigente o di un funzionario: risolvere i problemi che la comunità, nel contesto in cui si trova ad operare, che può essere e sarebbe opportuno che fosse molto diversificato nell'arco della vita lavorativa di una persona, lui sia sempre pronto a individuare tra gli strumenti che ha a disposizione la direttrice, l'interpolata che gli consente di arrivare ad aggredire il problema che gli si pone davanti. Ecco, per esempio, tanti anni fa facevo il funzionario al provveditorato degli studi, il provveditorato di funzionario della pubblica istruzione in varie realtà italiane. Un obiettivo importante era quello di minimizzare la perdita di produzione culturale che si verifica all'inizio di ogni anno, quando non tutti gli insegnanti sono a posto. A quell'epoca i provveditorati degli studi gestivano le assegnazioni dei docenti. Era stringente, fondamentale farlo nel più breve tempo possibile, perché ogni giorno guadagnato era un giorno di produzione culturale in più per gli studenti, per le loro famiglie, per gli stessi docenti. Poi ho fatto altre cose nella vita, no? Faccio un salto di qualche decennio, mi sono trovato alle prese con le problematiche della pesca. Ecco, nell'ambito delle problematiche della pesca, dove la regione non aveva fondamentalmente una struttura organizzativa, non aveva una tradizione adempimentale, eccetera, ma si sono posti nell'arco di alcuni anni una quantità di problemi. Ecco, quei problemi sono stati affrontati mettendo in rete gli strumenti, i pochi strumenti che avevamo a disposizione, e cercando la collaborazione di chi poteva darcela ai livelli più elevati. Faccio l'esempio del mancato dragaggio del porto di Pescara, che ha rischiato di azzerare un'economia locale, e dove invece non siamo riusciti ad evitare che ci fosse anche un solo fallimento. Dopo un anno di mancata produzione, di mancata uscita in mare di 64 imprese di pesca, e quindi di altrettante imbarcazioni, non ce n'è una che abbia sofferto di questo prolungato periodo di inattività. E questo perché la regione è riuscita a trovare, all'interno dei suoi strumenti di bilancio e al di fuori, e cioè con un pressing massiccio sull'Unione Europea, gli strumenti di aiuto che hanno consentito di traghettare queste imprese nel tempo, a una condizione che dura tuttora, peraltro, nel senso che noi abbiamo in piedi un sistema di accompagnamento che sta funzionando egregiamente, e che fa sì che le nostre imprese di pesca a Pescara non paghino di tasca loro IVA, INPS, INAIL, IRAP per 36 mesi, in modo da rientrare competitive sul mercato. Io penso che questo è un modo di affrontare i problemi. Ma adesso poniamoci anche in una dinamica che non è quella dell'emergenza o della contingenza. Torno a parlare di pesca, perché in fondo è una cosa che mi ha particolarmente affascinato negli ultimi anni, anche se è un settore malamente considerato, purtroppo. Ecco, dalla pesca, da questo settore, noi potremmo trarre lo spunto per creare delle occasioni di lavoro aggiuntive, e con uno scarso, tutto sommato, impegno di risorse. Basterebbe convincere i nostri pescatori o altri soggetti che il mare è una fonte di produzione non solo quando si cattura. Ecco, per esempio, noi abbiamo un bassissimo livello di utilizzo dell'acquacoltura, 6-7 impianti di mitilicoltura su una costa di 140 km, mentre nelle Marche ce ne sono 36 su una costa sostanzialmente equivalente. Non vi dico quanti ce ne stanno dall'altro lato dell'Adriatico.
Ora è difficile schiodare le mentalità dei nostri produttori, perché il pescatore è fondamentalmente un predatore riconvertito al rispetto delle norme e non sente di buon grado. Altri non si avvicinano a questo settore in una terra come l'Abruzzo, che vive una dicotomia permanente tra costa e interno, no? Perché ci sono anche delle prevenzioni. Che cosa abbiamo fatto come regione? Noi avevamo uno strumento che era stato immaginato sostanzialmente come una forma di diciamo di turismo ittico, che era il progetto Faro. Noi lo abbiamo riconvertito ad un progetto di scambio, e all'interno di questo progetto di scambio noi abbiamo portato come regione Abruzzo alcune decine di operatori a conoscere realtà nelle quali l'acquacoltura aveva delle caratteristiche di base coerenti con quelle del territorio regionale. Li abbiamo portati in Bretagna, li abbiamo portati in Croazia. Noi abbiamo un patrimonio ingente, locale, di ostriche di primissima qualità che non vengono utilizzate, e quindi noi abbiamo pensato di promuovere l'ostricoltura. Bene, nel giro di pochi anni, dal progetto Faro, dopo due esperienze di scambio, sono nati tre progetti pilota che abbiamo finanziato col FEP, altro strumento di disponibilità della regione, e che stanno dando i primi frutti. È dimostrato che si può produrre ostriche nel mare antistante l'Abruzzo. Se vi dicessi che le nostre acque a 3 miglia sono pulitissime, probabilmente susciterei qua. Ecco, lo sa il dottor Bucciarelli qui davanti, che è l'artefice della mappatura delle nostre acque, ma noi abbiamo delle acque pulitissime, estremamente utili per queste forme. Però occorre concatenare gli strumenti, metterli a disposizione di chi voglia rischiare. Tra quelli che vogliono rischiare, ecco, potrà sembrare strano, ma uno dei nostri cultori in fieri è un ex fan, è uno che ha dovuto lasciare la sua attività in quanto non più redditizia, ha avuto il coraggio col figlio di riconvertirsi, ha fatto queste esperienze e ci sta puntando sopra, con dei ritorni importanti. Un altro obiettivo, adesso parliamo di agricoltura, perché così coinvolgiamo, dopo averlo chiamato in causa per la pesca, anche per l'agricoltura, l'assessore Pepe. Qual è un male dell'Abruzzo? Un male dell'Abruzzo è che noi abbiamo il più elevato tasso di sterilizzazione delle imprese agricole. Tra pochi anni, se continuiamo con questo trend, l'agricoltura intesa come impresa economica in Abruzzo sparisce, perché stiamo tra i 57 e i 60 anni come media di età dei capi aziende. Quindi qual è un problema fondamentale da risolvere per la politica, per la dirigenza regionale di questo settore? È favorire il rinnovo generazionale. E come lo possiamo fare? Gli strumenti che ci mette a disposizione il PSR, che abbiamo messo in campo fino ad ora, sono degli strumenti che possono essere utilizzati in tanti modi. Si può andare dal mero premio, dalla concessione di premi, senza fare tanto caso se magari l'azienda viene frazionata in maniera artificiosa. Ma si può anche fare qualcosa di più, e cioè si può cogliere nel PSR, che lo si può azionare come uno strumento che favorisce contemporaneamente la soluzione di due problemi: la frammentazione e la sinilizzazione. Come? Dando premi incrementali ai giovani che si associano tra di loro, in modo tale da realizzare delle dimensioni economiche, delle unità aziendali capaci di collocarsi realmente sull'economia e non di produrre semplicemente sussistenza. Quindi qui ci vuole una chiave di lettura delle problematiche che deve essere immanente al contesto. Un altro modo per favorire i giovani, ecco, questo devo dare atto all'assessore Pepe, che ha proposto due iniziative che noi abbiamo calato non a caso nel nostro piano degli obiettivi,
perché vanno esattamente in questa direzione. Se un fabbisogno fondamentale dell'agricoltura abruzzese è quella di essere ringiovanita, questo percorso, oltre che con gli strumenti classici che abbiamo appena citato, si può favorire anche con un'azione delle pubbliche amministrazioni, e nella nostra regione ce ne sono tante, che detengono terreni agricoli non coltivati e che possono metterli nella disponibilità di giovani che abbiano intenzione di intraprendere questo tipo di attività. Ecco, questo per me è un obiettivo che è contemporaneamente politico e tecnico e che favorisce il bene comune e quindi integra nella sua sostanza quell'articolo 97 della Costituzione che è un po' la mia stella polare. Grazie. Io vorrei sentire un altro decano che è in fondo. Caputi, mi pare che si sia scosso. Nel mentre arriva Caputi, io volevo porre anche un pezzo di lavoro in capo alla dimensione politica. Qui ho due giovani assessori di acquisito ruolo amministrativo, la Sclocco, Pepe ha fatto il sindaco, Giovanni è stato sottosegretario allo sport, Silvio ha fatto il consigliere provinciale. È utile anche per la dimensione del governo precisare come ci si rapporta ad una struttura, perché anche lì va insediata una filiera di dialogo tra la figura politica, il capo dipartimento, i dirigenti. Il lunedì andrebbe donato a questo modo di lavorare, in maniera tale che poi il venerdì uno possa tirare la rete per vedere che cosa si è combinato. Prima che prenda la parola Pierluigi Caputi, ascolta Mariella, ascolta, anche Dino Pepe che ha fatto il sindaco, mi segnavo una cosa che è indiscutibile. Per esempio, voi sapete che c'è un affanno per trovare risorse per la cultura. Abbiamo zero. Zero anche per altre frontiere di interesse collettivo, come la vita sportiva. Allora, io che mi aspetto? Che si creino, come nella comunità di Olivetti, di Adriano Olivetti, angoli di collaborazione tra dirigenti, che parlano tra loro al momento della mensa, si incontrano, discutono e per esempio concepiscono una idea tipo quello che vi rappresento. Per le situazioni di merito degli imprenditori che acquisiscono risorse finanziarie della regione, prevedere che costituisce elemento e situazione di merito, se un imprenditore documentalmente può dimostrare che ha finanziato iniziative riguardanti la vitalità culturale. Allora, su questo fronte ci sono alcune fondazioni che fanno questo, alcune fondazioni. Sembra la fondazione di Emanuele di Roma, che è una delle più importanti fondazioni d'Italia, dopo la Cariplo, cioè quella di Roma. E poi c'è quella che fa riferimento alla Banca Popolare di Vicenza, di Zonin. E poi ci sta decima posizione Pescara, con 252 milioni di euro in giacenza fruttuosa. Immaginare che la regione ponga come situazioni di merito per un imprenditore che vuole avere risorse, se l'imprenditore può documentalmente esibire che ha sostenuto iniziative culturali e come, quali. Secondo, gli imprenditori che hanno ospitato presso di sé borse di lavoro, iniziative di sostegno di studio avanzato. Questa è la creatività progettuale che deve entrare nel prodotto lavorativo. Pierluigi, lo faccio con te perché nel dialogo dialettico che abbiamo tu rilevi il valore di quello che stai dicendo, perché se non sbaglio tu hai anche una esperienza in corso in fondazione, vero? Sì, sì, me lo sono segnato il Silvi, che la fondazione credo sia la migliore come performance in assoluto. Così come per esempio voi lo sapete che le piattaforme petrolifere, che sono un problema,
e stiamo dicendo no a tutti i livelli, ma ce ne sono alcune che hanno cessato di funzionare. L'idea del pensiero laterale che deve prendere il dirigente è uno titolare di pensiero lineare e pensiero laterale. Il pensiero laterale è: ma dopo i no che diciamo alle nuove piattaforme e le piattaforme che hanno cessato di essere produttive, acquisirle, per esempio, per farle diventare piattaforme di collocazione turistica dell'Abruzzo. Io non sono un frequentatore, ma il fungo di Roma, immaginato in acqua, il famoso ristorante del fungo di Roma, io non sono un frequentatore, però ho amici che ci vanno, sempre un amico della Corte Conti che ci va e qualche volta mi dice che mi invita. Immaginarlo in acqua non è assomigliabile a una piattaforma petrolifera dismessa. Probabilmente Sorgine sa qualcosa su questo piano circa le praticabilità. So anche che ci sono dei costi. Per tenere in uso una piattaforma con finalità petrolifera ci vogliono 700.000 euro l'anno. Per tenerla in uso dal punto di vista turistico bastano 100.000, ma il numero di 100.000 lo fanno quelli del Global Service dell'ENI, che secondo me si può spaccare a metà sul piano del costo reale. Questa roba, per farla entrare nell'agenda della regione, non è impossibile, così come, concludo, Pierluigi, sempre rivolto a te come discussore, tutte ste case che sono state ristrutturate con i fondi del terremoto a vario titolo pervenute in Abruzzo, c'è la zona che voi chiamate, voi aquilani, la piana dello Zafferano, là ci sono centinaia di abitazioni che sono tornate capaci di ospitalità e non c'è nessuno. Immaginare lì di fare pervenire, con formule anche di sostegno al costo d'accesso, giovani coppie degli spazi non lontanissimi, circolando e facendo con un compasso la grandezza, diciamo, della sagoma, incentivando l'arrivo lì delle giovani coppie, secondo voi dopo 2 anni può scattare un innamoramento tipo quella idea che ha avuto il sindaco Brava, la donna Brava di Fontecchio? Tutta sta roba, che è la seconda generazione del prodotto amministrativo, può essere di marca anche della regione? Secondo me sì. Come si fa a determinare l'ingresso della creatività, che non è l'adempimento degli atti dovuti? La storia dei lotti d'oro è straordinaria, però dobbiamo sapere quanta proprietà orizzontale abbiamo, quanto suolo terriero abbiamo. Determinarlo per gli anziani ma anche per le giovani coppie. Ecco, su questo io vi chiedo davvero di credere che la dimensione politica attuale queste cose le vuole fare. Esplodete anche di fantasia. Guardate, io penso che la cosa più brutta è, in un lavoro di responsabilità, diventare alienati dal sempre uguale. L'arretrato c'è anche perché c'è alienazione, l'arretrato lavorativo, anche perché c'è alienazione. Il Presidente sa che non sono serioso e consiglierei a tutti i dirigenti di non esserlo, perché il Presidente poi si innervosisce con quelli non seriosi. Invece il ragionamento, la provocazione che oggi ci fa il Presidente è una provocazione, ritengo, positiva. Lui sa che sono innamorato di un libro che si chiama Lo Stato Innovatore della Mazzuccato, e la Mazzuccato pone in questa riflessione 2 termini: i capitali dormienti e il rischio. Non c'è innovazione se non c'è la capacità di allungare il tempo di redditività dei capitali investiti. Non c'è innovazione se non c'è il rischio. Il Presidente diceva stile esigente ed ambizioso per raggiungere gli obiettivi, ma questo significa un'altissima probabilità di fallimento, perché non c'è innovazione se non c'è capacità di fallire. Il che significa che la pubblica amministrazione deve avere il coraggio di fissare degli obiettivi, sapendo che non tutti gli obiettivi possono essere raggiunti, perché la percentuale di fallimento se si fa innovazione è altissima. Non lo dico io, l'ha detto la Mazzuccato, sì, prima, qualche anno prima.
E allora Mazzuccato ci dà un'altra significativa ragionamento, dice guardate, dice che il privato è la macchina che dà innovazione. In realtà qualcuno che citava il fratello qui non presente, Terzo con Zappacosta, in realtà tutto il sistema Apple nasce da investimenti della difesa americana. Il touchscreen, la capacità di intervoice, sono tutti investimenti fatti dallo Stato. E questo riferimento è esteso poi ad altri sistemi di innovazione che regolano la Germania, il Brasile, eccetera. Allora forse l'ambizione reale per una regione che è 1.300.000 abitanti non può cambiare naturalmente i corsi della storia, però è di avere la capacità di far massa critica sugli investimenti. Faccio un esempio concreto. Il sistema idrico integrato, che il presidente Saia è stato, diciamo, come dire, un fardello non gratitissimo per un lungo periodo, ha una massa di debitoria non commisurabile con la capacità di innovazione. Ed è un sistema che può funzionare benissimo, perché è un supermercato. È un supermercato dove i soldi entrano a fattura ogni giorno, quindi non ha difficoltà di mercato. La massa creditizia è una massa non sopportabile. Forse qui il ragionamento sui capitali silenti potrebbe essere un ragionamento utile. Il come è tutto una riflessione che è naturalmente di carattere politico. Ma se invece vogliamo estendere il ragionamento ad argomenti, diciamo, più vari, io credo che in tutte le politiche reali degli stati innovatori non c'è innovazione se non c'è integrazione. E in realtà noi progetti integrati di pianificazione territoriale, pianificazione e programmazione territoriale, voglio dire la spesa delle risorse, stentiamo da anni a porne in campo. Dicendo da anni, evidentemente sto facendo anche una giusta considerazione del mio lavoro. Io credo che questa sia una sfida reale, il trovare la capacità di coniugare, prima ce ne faceva un esempio il Presidente sulle politiche sociali, coniugare le politiche sociali come valore aggiunto e come valore economico da mettere insieme all'investimento, perché un territorio è attrattivo se ha la combinazione degli argomenti sociali messi in campo, che sono economici e sociali. E poi come controllare questo meccanismo? Quello che diceva sulla esempio della sanità mi trova, Maria dove? Sa che mi trova da anni positivo assertore. Non c'è politica se non c'è benchmark di controllo. E i benchmark di controllo delle politiche non possono essere fatti naturalmente dai soggetti portatori di programmazione, ma devono essere fatti da soggetti terzi. E quindi quella di creare i numeri per il benchmark di controllo sono le politiche essenziali, perché quel tavolo dove ha lavorato Maria funzionava perché c'era il benchmark terzo, se no non avrebbe mai funzionato, perché i piccoli interessi locali, lo abbiamo visto di recente su qualche fatto di sanità, poi travolgono la volontà riformatrice, perché in realtà gli interessi locali sono degli interessi conservatori che non vogliono cambiare lo Stato. Vogliono mantenere quello che è. Certo. Vogliono proclamare il cambiamento ma non praticarlo. Infine, siccome sono un senatore, sono stato chiamato in questo posto, non sarei venuto naturalmente a parlare in fin di nostra vita giunti, io credo che oltre la dignità e la sincerità e lo stacco non formale al potere politico, un buon dirigente non debba essere, scusatemi tutti quanti, meridionale. Non debba interpretare il proprio ruolo come il doganiere di Franceschiello, ma non in termini corruttivi e cattivi che come di norma viene inteso, ma come un esercizio di un potere. E immodestamente, pur essendo egocentrico, non dico come altri, ma insomma a buon livello di caratura,
devo dire che non mi può far piacere, non può non farmi piacere, nonostante sia egocentrico, che i due direttori che si sono succeduti nel posto che storicamente ho occupato sono nati dalla mia scuola, sono stati educati dal sottoscritto, chiedo scusa per l'equivocazione, e sono, spero, abbiano la stessa schiena di interlocutori. Grazie. Allora, Pierluigi, diciamo, si colloca in una sfera di amministrazione susseguente ed è capace di introdurre anche dinamicità in un dibattito. Io penso che l'autonomia del dirigente è una delle risorse di cui dispone il dirigente, al pari delle risorse finanziarie, delle risorse organizzative, delle risorse umane, tecnologiche, delle risorse anche geometriche. Però poi c'è una risorsa che lo deve mantenere sempre sveglio, è la risorsa delle idee, le quali idee sono figlie della motivazione, e la motivazione evoca quasi una dimensione religiosa, ti deve riguardare. Corrado Pasta l'ha fatto benissimo alle Poste, è stato un disastro all'industria, ci fu un profeta di origine universitaria che andò a fare il direttore generale della Cassa di Risparmio, fu un disastro, l'università funzionava bene. Il punto è la motivazione. Per fare in modo che la motivazione ci sia sempre, servono anche questi momenti. Vedete, questa regione ha competenze per occuparsi di tutto. Il Consorzio Industriale di Pescara è un cruccio per l'ufficio legale, è un cruccio per l'ufficio finanziario, è un cruccio per il settore delle politiche industriali, dello sviluppo economico, come le richiamò e le ridenominò la coppia Verticelli-Arista. È un po' come la società di Pescara che si trasformò in SIAP e poi in Attiva, immaginando che la parola Attiva regalasse il risultato. Sviluppo economico. È un problema anche per lo sviluppo economico, per l'assessorato, per il piano alto dello sviluppo economico, il consorzio industriale di Pescara. Sapete qual era il problema? Si trattava di affrontarlo come un toro con le corna. I mancati espropri pagati realizzando la strada denominata strada europea senza pedaggio E55. Si trattava di fare in modo che l'ANAS si facesse carico degli espropri da pagare e dall'altra parte di fare a tempo debito una riflessione sulla fonte di cespiti che per un consorzio può derivare dalla gestione di un depuratore, come accade ad altri depuratori. Mi chiedo, ma si è mai proposto questo nel corso dei tempi? Io penso di no, in maniera adulta, compiuta. Ho avuto un maestro nel corso delle mie tante riunioni pubbliche fatte, Sabino Cassese, che presto ci verrà a trovare, il quale diceva che un cittadino, mettendo in campo una pratica di usucapione, un cittadino è un pozzo di scienza. La pratica di usucapione è quanto di più difficile c'è a portata di privato cittadino, e solitamente il cittadino lo concepisce, lo attrezza, lo organizza e lo fa pure riuscire. Perché riguarda una cosa sua, ci mette l'impegno di cui è capace e prepara la sabbia come gli serve. Determinare questo nella conduzione normale lavorativa è l'ambizione che noi abbiamo, questo livello elevato di appartenenza. Mi sono segnato prima, prendiamo tutti a calci l'invasività delle mail tra una persona fisica e un'altra che lavorano sullo stesso piano o tra due piani. A che servono le mail? Per esibire teschi di giustificazione successiva? Quanto è capace di soluzione il colloquio frontale, la riunione convocata come si fa quando bisogna fare cose che valgono la vita personale? Io ho degli esempi che fanno, che mo non voglio ripercorrere perché fanno parte del passato, ma evitiamolo, lo dobbiamo mettere in una circolare, una direttiva.
e poi strutturare una tradizione di riunioni a fine e inizio di settimana. Strutturare un'ora. Sapete come nasce il pool di Milano per quel galantuomo che era Borrelli? Colto, liberale, risoluto, soddisfatto, non gli mancava nulla. Quello sapete che fa adesso? Francesco Saverio Borrelli è il sovrintendente di uno dei più importanti istituti di musica classica di Milano. È l'unica persona che continua a dirmi di no rispetto ai miei inviti. Cioè, quello per me dovrebbe fare il presidente della Repubblica Morale degli Italiani, Borrelli. La norma sul controllo duale e sulla responsabilità giuspenalistica delle persone fisiche che hanno responsabilità di impresa, come si chiama? Finisce con uno. La 131. Sì, la 231, la 231. Sapete chi è che l'ha concepita? Francesco Saverio Borrelli, per adattarla alla forma storica, storicizzata della Fiat. Ci fu un colloquio, Guido Rossi, Borrelli, la Fiat. Bene, questo gigante di Francesco Saverio Borrelli ci ha messo più volte in evidenza, nelle volte in cui lui ha parlato alla cattedra dei non credenti di Milano con il cardinale Martini, che concelebrava laicamente, che la sfida è di scuotere la dimensione della persona, proprio scuoterla, quella cosa lì, scuotere la dimensione della persona, fare in modo, primo, che ci creda la persona che si può cambiare, che quello che si fa altrove qui si può fare anche meglio, se però c'è questa dimensione. E sapete quale fu la rivoluzione che introdusse Borrelli? Una soltanto, prima dei palermitani, una, indovinate, mettere insieme i cervelli, fare le riunioni, non la riunione dove tutti rimangono dello stesso avviso. Io a volte ho visto le cose obbrobriose nelle conferenze di servizio, queste diciture denominanti salvifiche, come la storia di sviluppo economico. Le riunioni non per celebrare le statue delle persone che rimangono tale e quali, statue, riunioni per compenetrarsi con un atteggiamento davvero di accoglienza. Borrelli, questo è il pool è un dato culturale, mettere insieme le competenze. Poi arrivò la tecnologia, poi arrivò la possibilità di mettere 800.000 persone sotto controllo contemporaneamente, ma in principio fu mettere insieme le persone. Io questo mi aspetto molto da voi, perché sono convinto che siamo capaci di fare miracolo anche con la follia di cui qualcuno è capace di essere iniettore, la follia che non ci fa spaventare. Mi sono segnato per esempio una cosa: quanto vale se noi in 5 anni consentiamo, con l'impiego anche di risorse, ma non solo di risorse finanziarie, se noi consentiamo alle imprese l'autosufficienza energetica, evitando quei balli latinoamericani cui costringiamo gli imprenditori quando dialogano con la regione? Amici cari, ma un imprenditore, dopo che ci è andato una volta alla regione, perché ci deve tornare tutte quelle volte? Poi deve scattare l'obbligo della regione, della reciprocità, a cercarlo l'imprenditore. Io ho seguito il caso, e di lì ho conosciuto Primavera, tant'è che quando parlai con te, lo ricordi che ti dissi? Lui ci metteva la buona volontà, ma era vittima e passivo di questo circondario di andirivieni. Non è una cosa su base di dignità della persona. Uno che ha diritto ad una pratica viene stupidito dal via vai che deve fare. Non c'è, come si dice in sanità, che voi lo dite in maniera molto altezzosa, ma scegliete come sia, la presa in consegna, la presa in carico, la presa in carico del malato. Perché sulla patologia siamo arrivati a concepire la presa in carico e non c'è sulla fisiologia dello sviluppo? Voi immaginate se la regione si fa riconoscere per questo, che succede? Altro che i riconoscimenti di sole 24 ore, l'autosufficienza energetica. Un'ultima annotazione: il più alto numero di abruzzesi non è più quello iscritto ai partiti politici, non è quello che percepisce l'indennità di
diciamo, di sostegno per la sofferenza lavorativa, come si chiamano quelli della 231? Gli ammortizzatori sociali. Il più alto numero di abruzzesi non è quello che coltiva una dimensione religiosa, non è quello che è iscritto a scuola. Il più alto numero di abruzzesi, sapete qual è? Quelli che vogliono andare in bicicletta. Questo è il più alto numero di abruzzesi. Una regione che interpreta questo, che fa? Consente ai mezzi pubblici di ospitare le biciclette, gli autobus, i treni, e poi al suolo, facendo le piste ciclabili. Cucire questo è un asse strategico, ma mica ce lo deve dire quel signore con le guance rosse che si chiama Di Palma e che è costosissimo, che fa l'assistenza tecnica. Lo possiamo anche delineare noi, qual è la cucitura che costituisce un asse strategico. Piste ciclabili le stiamo facendo, ma fare le piste, non consentire all'autobus di ospitare dentro di sé la bicicletta o al treno. E non è che non abbiamo momenti noi di dialogare col treno, abbiamo il contratto col treno. In quel contratto ci versiamo in atti che cosa? Gli adempimenti di Mario Damiani, presidente della conferenza dei commercialisti, o ci mettiamo il cuore, il cervello, l'esigenza, il conosciuto della gente? Se si riesce a fare questo, è un'amministrazione che si capisce, che poi merita il patto fiscale, o è un'amministrazione burocratica che viene odiata da tutti? Questo lancio, questo slancio, secondo me è quello che viene fuori quando c'è una programmazione progettuale. Da dopo ieri non uso più strategico, perché i militari della Marina mi hanno fatto capire come nasce la strategia, che cos'è. Basta la programmazione progettuale. E il progetto, sapete che cos'è? È concepire, prima che accada il fatto, il fatto. L'alternativa a questo è che tu stai al seguito del fatto e insegui l'emergenza. Se è permesso, farei un riferimento a quel signore che diceva: su di me si regge tutto, perché lui era vittima dei fatti che gli accadevano. Allora, io vorrei sentire una donna, perché mi accusano sempre che non, che sono un maschilista terribile. La Crocco però, diciamo, è rappresentativa in maniera particolare. Io le amo le donne, perché sono portatrici di una straordinaria veduta. Allora, io vorrei sentire una donna. Adesso, siccome voglio essere rispettoso delle donne, non mi vorrei dotare del diritto di precetto. Allora, chi si candida? Ho come riserva sempre la dottoressa Gerardis, l'avvocatessa Gerardis. Allora, dove guardo? Da destra verso sinistra. Venga, dottoressa. Venga, dottoressa. No, 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 lei è una benemerita. E lei è la più citata, lo sa, in ragione dei mandati di pagamento. Data male parole, naturalmente, perché so quelle che raccolgo quotidianamente rivolte alla dirigente e a tutti quelli che lavorano nel servizio. Presidente, io faccio solo una riflessione brevissima, rapidissima, su quello, riagganciandomi un po' a tutto, perché naturalmente tutto quello che ha detto finora è assolutamente condivisibile, non credo che sia soltanto il mio pensiero, e anche grazie per queste iniezioni continue che lei cerca di fare di entusiasmo a tutti noi. E io penso che fanno bene sicuramente, ma tanti di noi hanno l'entusiasmo che spero, insomma, continui a rimanere vivo e vitale. E io in Regione Abruzzo relativamente pochi, 14-15. Io la chiamai prima delle elezioni, si ricorda lei? Presidente, l'ha già detto una volta, io purtroppo sono costretto, io non riesco a mentire. Fece una buona azione che mi fece capire che lei aveva un profilo istituzionale, nel senso che la chiamai per una questione, credo, del centro servizi volontariato, che mi rappresentò un avvocato. Ah, ecco perché non mi ricordo.